tutti, sono Shana, sono una ragazza siciliana che vive a Roma da circa 6 anni. Questa è la prima volta che mi mostro su YouTube, è il primo video che faccio, proprio perché attratta da questo mondo di YouTube tutte queste ragazze che appunto fanno video e esprimono le loro idee, allora ho detto perché non farla anche io, anche perché mi piace proprio confrontarmi con altre persone, consigliare, farmi consigliare, quindi ho preso coraggio e ho fatto questo primo video. Oggi quello che vi mostrerò è un po' di shopping che ho fatto e accumulato in questo mesetto. Contiene anche due piccole cosette prese online. Era la prima volta che facevo shopping online, però mi sono diciamo buttata, se così si può dire, dopo aver letto varie recensioni positive. E appunto io ho fatto questa per la prima volta questo acquisto online. Ovviamente per non dilungarmi parto subito, così non facciamo durare tanto questo video. Allora, la prima cosa che vi mostro, appunto perché mi parlavo dello shopping online, è gli acquisti che ho fatto da Forever 21. Come prima cosa ho preso questo beauty da viaggio, con questi cagnolini che sono veramente carini, poi vabbè di color Tiffany, è molto 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 bello, e poi devo dire comodissimo, lo metto anche in borsa dove metto appunto l'essenziale del trucco che da portare con me. Praticamente contiene questa tasca, quella zippina, devo dire molto capiente, oddio non riesco ad aprirlo, ok, molto capiente, e dove metto non lo so, per esempio rossetti, il fondotinta, delle pinzette, poi qui per esempio metto i pennelli e qualche matitina, perché io comunque ho circa 3 pennelli che utilizzo più spesso. E infine questo qui con la taschina retata, dove qui metto altri rossetti e il mascara. E poi vedete, si chiude, molto comoda, si infila in borsa e via. Poi un'altra cosa che ho preso da Forever 21 è questa collana nera. Praticamente avevo proprio bisogno di una collana nera, e poi attratta da questi meravigliosi cuori con contorno oro, ho detto perché no, prendiamola. Il prezzo era 7,95 euro, è molto carina, l'abbino con tutte, l'interno dei cuori è fatto in pelle. Poi, come acquisti beauty, ho preso come prima di cosa questa crema idratante della Garnier L'Essential. Mi trovavo al supermercato alla ricerca appunto di una crema idratante perché ne ero rimasta senza, e ho preso questa, tratta anche dal prezzo che è molto, molto economica. È la prima volta che utilizzo questo prodotto, però devo dire che a livello di profumazione e di sensazione sulla pelle è ottima, perché mi dà proprio un effetto di freschezza, ed è questo mi piace veramente tanto. E non lo so, ditemi voi magari cosa ne pensate, se effettivamente è un prodotto valido, consigliatemi, ecco. Poi ho preso questa crema idratante della Felce Azzurra, attratta prima cosa proprio dalla profumazione, perché io amo l'odore di borotalco, in particolare questo qui di Felce Azzurra. Poi mi piace perché ha il dosatore, è abbastanza grande, comunque è un buon formato, contiene vitamina B5, dice che idrata 24 ore, però devo dire che con questa, a parte la profumazione che è ottima, io mi trovo non molto bene perché mi secca molto la pelle. E infine ho preso questo rossettino dell'Essence, appunto nel corner che si trova da OVS, il colore corallo, il numero è il Coral Calling 01, è bellissimo, è quello che indosso oggi, mi ci trovo benissimo, non so se in particolar modo sta proprio bene alla mia pelle, ma io lo adoro, non amo moltissimo utilizzare rossetti, però ci sono quei colori che mi attirano tanto e dopo che li trovo non smetto più di indossarli. Come beauty abbiamo terminato, passo a H&M, dove ho preso appunto questo beauty porta accessori, se si può dire così, dove mettere appunto queste gli orecchini, e poi contiene due tasche dove mettere braccialetti o delle collanine o anelli, perché io per esempio amo tantissimo gli accessori, quindi li devo portare sempre con me, in ogni occasione è buona per portarli sempre con me. Questo si chiude appunto con questo laccetto di raso, è molto carino e comodo, e l'ho visto la prima volta io appunto in internet appena aperto lo store di online di H&M, poi per una cosa per un'altra ho aspettato e non l'ho più trovato. Caso vuole che io sono andata al centro commerciale e in mezzo a una miriade di cose l'ho trovato, per fortuna, infatti era anche senza etichetta, però l'importante appunto è che sono riuscita a trovarlo e a prenderlo, così sono molto molto felice perché lo cercavo disperatamente. E infine da Alcott ho preso altre 3 cose.
ho preso innanzitutto questa felpetta bordeaux con la scritta snob numero 5, è molto molto carina, mi piace tanto, già la immagino con una bella camicetta di jeans o una camicetta bianca. Poi questo colore io lo amo moltissimo, soprattutto in autunno e inverno, mi piace tanto, è proprio un sostituto al rosso per me, che è il mio colore poi preferito. Poi ho preso questo maglioncino azzurro baby, sempre corto, molto carino anche questo, da utilizzare appunto con camicette, un bel pantalone anche con il nero, lo vedo benissimo, infatti non vedo l'ora di metterlo anche con una bella collana, secondo me sarà una favola. Poi mi piace tanto perché ha una bella lavorazione e mi sembra anche abbastanza caldo, devo dire. E infine ho preso questo abito della, sempre di Alcott, in stile Giorgetti, tessuto Giorgetti con dei pois, manica a tre quarti, bellissimo con lo scollo a girocollo, molto morbido, sbadato, lo adoro. Questo qui l'ho preso a 12,99 euro, non vedo l'ora di indossarlo, lo immagino anche con un bello stivaletto basso, nero di pelle, secondo me sta una favola. Per quanto riguarda lo shopping questo è tutto, spero che vi sia stato di compagnia questo video e spero di sentirci presto. Ciao, una buona giornata!